Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale YouTube. Ho una sorpresa per voi, sono di nuovo in partenza. Ho un viaggio last minute alla Aprica, molto molto last minute. Abbiamo prenotato ieri sera un hotel tramite Booking e oggi siamo in partenza. Arriveremo oggi verso le 3, dopo vi farò vedere l'albergo. Dovrebbe chiamarsi Miramonti, ma poi dopo vi dirò tutto per bene. E poi domani faremo una giornata sulle piste. Vedo se riuscirò a prenotare una lezione perché ho appena preso gli sci nuovi e non mi sento molto sicura. Vediamo, venite con me. Qui c'è il letto, la TV, una piccola cucina, bagno con la doccia, invece c'è l'armadio e un piccolo tavolino. E adesso andiamo alla spa. L'albergo si chiama Miramonti ed è situato a Cortegno Golgi, a circa 6 km dall'Aprica. L'ho prenotato ieri sera e siccome siamo nel periodo delle feste, tutte le strutture di Aprica erano prenotate, quindi ho preferito spostarmi al di fuori del paese e trovare una sistemazione con un buon rapporto qualità-prezzo. Per una notte abbiamo pagato 90 euro in due, quindi 45 euro a persona. Comprende il pernottamento, la prima colazione e l'accesso alla spa, come avete visto prima. All'interno dell'hotel c'è anche un ristorante e pizzeria, quindi stasera andremo a cenare lì. Ho prenotato tramite booking.com, dove di solito effettuo le prenotazioni delle sistemazioni alberghiere. Vi lascio qui sotto in descrizione un codice di sconto di 15 euro sulla vostra prima prenotazione e potete usufruirne tranquillamente. Oggi è il secondo giorno all'Aprica, sono le 10, ho già fatto la lezione con il maestro di sci. Se dovete fare una lezione all'Aprica vi consiglio la GB Ski School, che i maestri sono bravissimi e anche il prezzo è ottimo. Dalle 9 alle 10 ho pagato 42 euro, mentre gli orari meno gettonati arrivi anche a 35-36. Qui fa freddissimo, ci sono meno 5 gradi, sono leggermente congelata. Adesso speriamo passerò il resto della giornata sulle piste, freddo permettendo. Sono le 4, la giornata è finita perché sono mezza congelata. Sono molto contenta perché anche avendo tanta paura sono riuscita a fare la super panoramica, che è una pista di 7 km che da 2000 metri arriva fino a valle a 1100 metri. È tutta blu e molto semplice, quindi anche a chi è principiante la consiglio.
Qui a L'Aprica è veramente molto bello, una location che mi è piaciuta veramente tanto. Lo ski pass l'ho pagato 39 euro e ho utilizzato un'applicazione che si chiama SnowIT, che fornisce una carta che funziona direttamente da ski pass. Voi acquistate lo ski pass tramite l'applicazione con carta di credito e viene caricato direttamente sull'app, e con questa carta potete arrivare direttamente ai tornelli senza passare dalla biglietteria. È comodissimo. Poi qui sotto vi lascio tutti i link, compresi anche quelli della scuola, che vi ricordo è la GB Ski School di Aprica. Mi dispiace non essere riuscita a filmare molto delle piste, ma purtroppo fa freddissimo, appena tiravo fuori la GoPro mi si congelavano le mani. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella in modo da restare sempre aggiornati sui prossimi video. Al prossimo viaggio, ciao!